grazie ai ragazzi di Sosteniamo Lancone e tutti coloro che insieme a loro hanno permesso la realizzazione di questa festa dorica, che è molto di più di una festa dorica, dobbiamo dirci. Io provo a dare tre suggestioni. La prima è qualcosa di più di una semplice festa dorica, perché è qualcosa di molto di più di una semplice festa dello sport o del calcio, per la tipologia stessa degli eventi sportivi che sono stati proposti, che sono stati messi in cartellone, e anche per la loro, diciamo, per il taglio che è stato dato e ben è stato spiegato in apertura da Davide Miani. Si parte dal calcio, ma soprattutto si parte dal calcio dei giovani, dei ragazzini, il calcio di coloro che solcano i nostri campetti, sicuramente per crescere e per diventare qualcosa di più importante di un semplice grande calciatore. Si parte dal calcio, si parte dal calcio dei giovani, poi si arrivano a tanti altri sport, per cui è una festa polisportiva, quasi verrebbe da dire. E questo già è una prima riflessione molto importante, che arricchisce di gran lunga per quello che riguarda lo sport la tre giorni che stiamo presentando. E poi non si può sicuramente non fare una riflessione sulla complessità, direi sulla ricchezza della proposta della tre giorni. Ora non lo faccio io, ci sarà qualcuno che lo farà sicuramente, ma sfogliando il programma, io seguendo la realizzazione di questa tre giorni ormai un po' di tempo ho avuto modo di avere giorno dopo giorno le anticipazioni, ma qui dentro c'è il gota della musica nostrana, diciamo, degli artisti eccezionali. Io non dico niente su questo, ci sarà qualcuno, voi non lo so, che vorrà presentare anche la tipologia di offerta musicale che si avrà in quei tre giorni, perché c'è da rabbrividire, fatelo dire a un vergognoso strimpellatore di chitarra. A vedere il programma, a vedere gli artisti che si alterneranno sul palco, a vedere che cosa potremo ascoltare in quella tre giorni, insomma, c'è veramente da stare molto attenti alla tipologia degli eventi sera per sera. Poi c'è una importantissima serie di mostre che raccontano di Ancona, che ci parlano di Ancona, del 72, del terremoto. C'è la solidarietà, insomma, io mi verrebbe da dire che c'è una regione di Ancona a 360 gradi. E l'ultima suggestione che voglio riprendere, anche ben citata e ben detta da Davide Miani in apertura, c'è il Dorico. Vogliamo dire, c'è lo stadio Dorico. C'è lo stadio Dorico che per tutta una serie di eventi, io penso tutto sommato anche giusti, se vogliamo continuare a guardare avanti. Non è più la sede del grande calcio anconetano, ma rimane un simbolo dello sport dorico, al quale nessuno di noi, perlomeno finché avremo l'onore e l'onere di sedere su questi scranni, vuole assolutamente rinunciare. Lo stadio Dorico è perfettamente gestito in assegnazione aerea in uso in questo momento dalla US Ancona 1905, la mattina è aperta alla città, a chi vuole correre, alle scuole, a chi vuole passare una mattinata di sport, il pomeriggio è ovviamente a disposizione degli eventi sportivi, calcistici importanti e significativi, e qualsiasi importante, io mi auguro anche prossima vicenda urbanistica e non di rifacimento e non che riguarderà quella parte importante della nostra città, deve tenere di conto di una vocazione sportiva storica, anche di cuore, perché il cuore ogni tanto serve quando si ragiona con il cervello negli iter amministrativi, deve tenere di conto di quello che ha significato quella struttura e quello stadio, e lo farà, sarà così questo. Io perlomeno, se avrò, ripeto, l'onore e l'onore di sedere ancora sugli scranni della realizzazione comunale, non possiamo perdere un centro che ha una sua storia, una sua valenza, un suo cuore che batte, che pulsa, e che viene anche in questa occasione, come dire, riportato all'attenzione della città e valorizzato nel migliore dei modi. Anche attraverso questa festa, e concludo, noi resistiamo a un panorama economico devastante. Lo sport cittadino, gli appassionati dello sport cittadino resistono, lo faranno al Dorico in quella tre giorni, lo stanno facendo e lo faranno nei prossimi giorni a Torre del Torneo Mantovani, lo stanno facendo in Piazza Pertini, non attraverso solo il cartellone di calcetto, ma attraverso le manifestazioni di tutte le nostre associazioni sportive che per un mese e mezzo lì produrranno sport ed eventi sportivi, lo stiamo facendo a Candia attraverso la festa dello sport, lo stiamo facendo ancora quest'anno grazie al miglioramento antirazzista, lo stiamo facendo in tanti altri luoghi importanti della città di Ancona, dove nonostante tutto, nonostante difficoltà, dove nonostante la carenza di sponsorizzazione, perché la crisi è devastante per tutti, noi continuiamo, grazie alle nostre società sportive, a resistere. Lo facciamo nel nostro piccolo tramite queste manifestazioni, nei nuovi luoghi dello sport che stiamo inaugurando, dalla pista di atletica al futuro campo da rugby, insomma in collaborazione, in sinergia, come veniva detto, con tutto quel mondo che nella città, nonostante tutto, grazie al cielo, dico io, allo sport, e mi piace sempre fare questa liaison al futuro delle nostre generazioni,